Ce la volevate furtare, eh? Ce la volevate rubare, eh? Ma l'avete picchiata in culo. Il karma è grande, il karma è grande. Ceferin, la prossima volta, sentimi a me, la prossima volta, Ceferin, arbitraci direttamente tu, non mandare i tuoi scagnozzi, non mandare i tuoi cani sciolti. L'hai mandato tu quest'arbitro, questo figlio di puttana, di troia bastardo, che domattina, assieme a Openda, che ha infortunato Bremer, si devono svegliare tutti e due eleganti, tutti e due belli eleganti, con la cravatta, camicia bianca, giacca, pantalone e scarpe. Tutti e due eleganti si devono svegliare. Un arbitraggio vergognoso, vergognoso, ma l'hanno messo in culo, svrang, tre volte, svrang, l'hanno messo in culo. Un arbitraggio vergognoso, ragazzi, io non ho mai visto una cosa del genere. Il rigore non dato a Vlahovic. Vlahovic che tira, sbaglia il tiro, quello che entra con la gamba così, eh? E non è rigore quello. Ma in Europa c'è quel bastardo di Ambrosini, anti-juventino di merda, di Ambrosini della cronaca. Ma in Europa c'è la soglia un po' più alta. E poi ha detto due rigori di merda che Douglas West si è messo così. Non ho mai visto nessun arbitro assegnare un calcio di rigore per uno che si protegge, perché Douglas West si è protetto. Non è mai rigore nella vita quello, mai. Quello si è messo così. In Italia un rigore del genere non l'hanno mai dato. Un arbitraggio vergognoso. È sbrang. Nonostante tutto l'hanno messo in culo. Sbrang. Tedeschi di merda. Sbrang. Grande partita. Calulu, ragazzi. Calulu, riscattatelo adesso, Calulu. Riscattatelo adesso. In tanti i fenomeni che hanno fatto che fanno i video su YouTube, i fenomeni che si mettono i cosi di parrucca, chiedete scusa a Calulu, che dopo da pallone non capitano un cazzo. Fate il video e chiedete scusa a Calulu. Quello è un signor giocatore, io l'ho sempre detto, quello se sta bene fisicamente, quello è un signor giocatore, perché è veloce, è tecnico, ha il senso della posizione, sa giocare in anticipo, è completo Calulu. Se sta bene Calulu è completo. Comunque ragazzi, adesso speriamo, sono un po' preoccupato per Bremer, sinceramente, speriamo bene, magari una distorsione al ginocchio, oppure un edema, vediamo un po', ragazzi, io spero che non sia quella cosa lì, non la voglio neanche dire, qui voglio fare un appello anche a voi, non vi sbilanciate con i bollettini medici, non cominciate a dire, secondo me se non è niente, ragazzi. Aspettiamo prima di parlare, vediamo il responso, il bollettino medico e poi ne riparliamo. Sempre se la Juventus ce lo fa sapere, sempre se non fa il classico bollettino che ci riaggiornerà tra 10 giorni. Vediamo un bollettino medico e poi parliamo, senza prima dire no è quello, no così, no si è rotto, quello e quella. No, io non mi voglio sbilanciare, sono un po' preoccupato, però non mi voglio sbilanciare, ragazzi. Nico Gonzalez è una cosa muscolare, va bene, ragazzi. Su Nico Gonzalez ormai so che è un giocatore che soffre un po' i muscoli, ma ragazzi, abbiamo consensato che è spaziale quel ragazzo, è veramente una roba impressionante. Mamma mia, giocatore, è consensato, riscattatelo, Calulu è consensato, sono da riscattare, ragazzi, sono da riscattare, senza se e senza ma. Partita meravigliosa, ragazzi, commovente da parte della Juventus. Quando noi stavamo perdendo 1-0, ok? E io, ragazzi, lì Cambiaso fa una mezza cappellata in difesa, però Sesco fa veramente un grande aggancio e fa un gran gol. Ma a parte tutto, quando stavamo perdendo, ragazzi, ero arrabbiato perché tra me mi dicevo, cazzo, non meritiamo da perdere. Non meritiamo di perdere perché stiamo giocando solo noi. Perché il Lipsia nel primo tempo, oltre al gol, non aveva creato un cazzo. La Juventus aveva avuto il possesso di palla, eccetera, eccetera. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiarla. Poi quelli ci hanno fatto il gol del 2-1, ci hanno buttato il portiere fuori Di Gregorio, che la palla di Gregorio striscia prima il ginocchio e poi va vicino alla mano. Io in questi casi non so che cosa dice il regolamento. Però tutte le avversità contro a noi, ragazzi,
nella partita di stasera, ma stasera siamo stati più forti di tutto e di tutti. E poi ragazzi, sul gol del Vlahovic, ragazzi, fa due gol straordinari Vlahovic. Vlahovic stasera doppietta, ma questa è una doppietta che pesa, e questi sono i gol e queste sono le prestazioni che noi ci aspettiamo da Dusan Vlahovic, ragazzi. Fa veramente due gol straordinari e qui ragazzi m'hanno fatto gli applausi a Vlahovic, ragazzi. Noi quando l'abbiamo criticato, adesso stasera ragazzi va elogiato e basta Vlahovic. Adesso qualcuno che mi ha detto ma la doppietta al Genoa, e stasera la doppietta chi ce l'ha fatta? Ce l'ha fatto Lipsia, e quindi valgono i due gol di stasera o non valgono neanche stasera? No, perché qualcuno aveva detto vabbè, ma Genoa con lo stadio chiuso, a porte chiuse, non è vero. Di Canio, ma che ti è successo? A Di Canio, come stasera Di Canio, stasera mi sa che te ne va con un punto in culo, con un punto mocca in avuto in culo, come si dice a San Severo, con un punto mocca in avuto in culo. A Di Canio, ma che ti è successo? E poi ragazzi, con Senzao che fa un gol clamoroso sul recupero palla di McKenny a centrocampo, sgasata poi di Kalulu, ragazzi, straordinario, e gol fantascientifico, quasi funambolo, quasi alla Messi di con Senzao, grandioso. E poi ragazzi, vedere quella scena lì di Thiago Motta che va e si va ad immergere anche lui nel gruppo da abbracciare, ragazzi, io mi sono commosso, ragazzi. Ma quanto cazzo è bello avere un allenatore. Quanto cazzo è bello avere un allenatore. Ecco, adesso per esempio ragazzi, io non vorrei nominare quella persona che se n'è andata, perché stasera dobbiamo festeggiare, perché veramente abbiamo compiuto un'impresa contro tutto e contro tutti, contro chi ce la voleva furtare, anche contro la sfiga, ragazzi, perché stasera siamo stati anche sfortunati, tra l'altro, perché gli episodi non è che ci hanno girato proprio bene, poi si è raddrizzata un po'. Ma se avessimo avuto quello che stava prima, ma stasera quanti ne prendevamo dall'Ipsia? Una marea, ce ne tornavamo a casa con il pallottoliere stasera. Ma invece no, con Thiago Motta si gioca a calcio, finalmente si fa a calcio, ragazzi. E questa veramente è una vittoria che pesa e pesa tanto, ragazzi, per come si era messa e per tutto quello che è successo. Questa è una vittoria che vale 6 punti, ragazzi. 6 punti vale la vittoria di questa sera. 6 punti. Detto questo, io veramente sono felicissimo, ragazzi. Felicissimo. E speriamo che non sia nulla di grave per Bremer, ragazzi. Speriamo, preghiamo tutti assieme che non sia nulla di grave per Bremer. Detto questo, io vi saluto. Vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. E sempre forza Juve. Tedesche da merda.